L'Istituto Professionale Edile di Bologna, fin dalla sua fondazione, promuove il valore del lavoro affiancato a quello della sicurezza, che oggi si estende anche all'emergenza coronavirus. Utilizzare correttamente in cantieri dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche attenersi a tutte le norme decretate per contenere il contagio, sono azioni fondamentali per lavorare senza rischi. In questa fase di ripresa delle attività in presenza, abbiamo visitato l'Istituto Edile durante una mattina di formazione tra scuola e lavoro, tra i ragazzi del terzo anno della qualifica di operatore edile alle strutture e il corso di formazione per l'utilizzo di piattaforme elevabili. I ragazzi si occupano in questo laboratorio di svolgere tutte le attività che vi sono nel mondo dell'edilizia, completamente partendo dalla base a uno sviluppo completo, come in questo caso, di una casina che i ragazzi hanno cominciato l'anno precedente. I ragazzi in questo istituto frequentano molte ore di laboratorio, oltre anche ovviamente a delle materie teoriche, tra le quali c'è disegno, italiano e come tutte le altre scuole. Puntiamo molto a delle ore pratiche, difatti poi loro svolgeranno anche all'interno di questo percorso scolastico degli stage presso aziende, della durata di un paio di mesi circa ciascuno di questi stagi che vanno a frequentare presso appunto queste aziende selezionate dall'IPLE. I ragazzi ovviamente iniziano con un percorso base, quasi da manovale, per poi cercare di acquisire competenze più complete e migliori rispetto a quello che può essere un semplice ragazzo che entra nel mondo dell'edilizia subito dopo la scuola. Questi ragazzi cerchiamo di dare delle basi per essere già più indipendenti nel settore, nel cantiere. Con i ragazzi teniamo molto alla sicurezza e per questo loro sono dotati sempre di dispositivi di protezione individuali. In questo periodo siamo tutti dotati di mascherina, purtroppo per l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e come potete vedere i ragazzi hanno sempre la loro mascherina. Adesso in questo momento io ce l'ho qui con me. Per noi è molto importante che loro si abituino già da subito ad utilizzare tutti i dispositivi individuali e anche i dispositivi collettivi. Questo per noi è importantissimo, da subito, finché sono ragazzi, abituarli a questo modo di lavorare. Ciao, mi chiamo Daniel, frequento l'IPLE, ormai questo è il terzo anno, l'ultimo, quest'anno abbiamo la qualifica. E noi siamo qua nell'aula laboratorio e come potete vedere qua abbiamo la casa che abbiamo costruito noi, la nostra classe. Siamo partiti dalle fondamenta, poi abbiamo fatto la gettata di calcestruzzo e abbiamo innalzato col forato. Adesso in questo momento stiamo procedendo a fare il tetto, come potete vedere. Le prossime lavorazioni saranno di farlo in tonaco, il cappotto, pavimenti, rivestimenti. Io sicuramente vorrei entrare nel mondo dell'edilizia perché è un mestiere che mi piace molto e spero di avere la mia ditta e di poter continuare appunto a lavorare in questo settore. Lavorare in quota e lavorare in quota in modo particolare su piattaforma non è solo importante perché è un obbligo normativo, che è un obbligo sancito dall'accordo Stato-Regioni per la formazione minima sulle attrezzature, ma è fondamentale perché quando ci troviamo su una piattaforma dobbiamo conoscere molto bene quelle che sono le misure di sicurezza da adottare, preventive e protettive, per poter evitare di trovarci nei problemi. Bisogna sempre pensare che la maggior parte degli incidenti vede coinvolto l'operatore anche come protagonista, cioè a volte è l'operatore stesso a determinare molto spesso gli incidenti e per questo ha nelle proprie mani una grande percentuale della propria sicurezza. Quindi è fondamentale sapere che la sua massima possibilità di agire su questa sicurezza avviene prima di andare in quota, cioè quando si fa un controllo dell'area operativa della macchina e si programma il lavoro, scegliendo anche le giuste strumentazioni, i giusti DPI e comunque conoscendo le giuste procedure e le misure di sicurezza. La prima cosa che uno si deve ricordare è che anche persone molto esperte, anche operatori molto esperti, molto spesso rischiano di dare per scontate delle misure di sicurezza e di pensare di conoscere le macchine quando in realtà le macchine vanno conosciute
verificandole con i manuali d'uso e verificando il loro funzionamento e il funzionamento delle loro sicurezze. Purtroppo molte volte noi ragioniamo magari col buon senso, anche con una certa attenzione alla sicurezza, ma veniamo traditi dalla scarsa conoscenza di alcuni aspetti che invece bisogna approfondire molto bene. Ogni macchina ha le sue caratteristiche, ogni situazione lavorativa ha le sue caratteristiche e quindi è importante spendere del tempo per documentarsi su quali sono gli aspetti specifici di una strumentazione e dell'ambiente di lavoro dove noi ci troviamo a lavorare. Non va neanche dimenticato che al di là di questo viviamo un mondo che purtroppo molto spesso ci porta ad operare in condizioni non ottimali, che sono condizioni di fretta e anche di stress dovuti a quello che purtroppo la vita ci porta ad affrontare. Quindi le persone non sono sempre da un punto di vista psicofisico nelle condizioni ottimali. È difficile molte volte avere l'umiltà di riconoscere che in quel momento bisogna avere un certo tipo di misura, un certo tipo di attenzione. Gli argomenti che vengono trattati nel corso sono ovviamente dettati da quello che è definito dall'accordo Stato-Regioni. Io dico sempre ai ragazzi che ho due scopi. Il primo è quello di evitare di avere delle conseguenze da un punto di vista anche normativo e da un punto di vista di sanzioni, ma la cosa che mi preme di più è di evitare degli incidenti. Per cui dobbiamo conoscere tutti gli aspetti normativi anche a livello di responsabilità. Dopodiché, dopo un aspetto giuridico normativo, si va ad affrontare l'aspetto tecnico che individua le categorie di macchine, vede come le macchine sono distinte da un punto di vista tecnico e poi ci porta a vedere l'utilizzo della macchina sia durante il suo controllo preventivo che durante il piazzamento della macchina che durante anche le operazioni di recupero. È fondamentale che sia anche presente una squadra di emergenza. Ovviamente è centrale la questione dell'utilizzo dei DPI. I DPI devono essere ben conosciuti e ben utilizzati, scelti in modo idoneo per quelle che sono le nostre necessità e dobbiamo capire l'importanza di poter avere una scelta di DPI che sia conforme alla situazione che ci troviamo di volta in volta ad affrontare. Il nostro viaggio assieme all'associazione Succede solo a Bologna, alla scoperta di angoli di città nascosti dal grande valore architettonico, ci porta oggi a visitare la cripta di San Zama, tra le vie Riva di Reno e via San Felice. Risalente al III secolo d.C. e modificata stilisticamente dai monaci benedettini intorno al 1200, è considerata la prima cattedrale di Bologna in quanto sede del protovescovo San Zama. È composta da tre navate, le due navate laterali che sono le navate minori e la navata centrale che è divisa in diverse volte a crociera, quindi tre file di volte a crociera sostenute da queste colonne e due pilastroni che sorreggono la struttura. Ci sono poi dei blocchi molto più recenti che risalgono al XVI secolo che vennero fatti dalle Clarisse per sostenere il peso della chiesa superiore e per ingentilire lo fecero affrescare. In questo tratto è rimasto più visibile un affresco e si vede un San Petronio insieme a San Zama che è il santo a cui è dedicata la cripta. Proprio intorno a noi possiamo vedere tutti questi dettagli di origine romana che vennero poi riassemblati intorno al X secolo d.C. dai monaci benedettini che si insediarono in questo sito. Infatti possiamo vedere il pavimento, che è un pavimento a esagonelle, tipicamente romano. Intorno a noi ci sono poi i mattoni che compongono questa cripta con diverse navatelle, che sono tutti mattoni romani, e si può vedere benissimo uno di questi mattoni qui, che è un mattone manubriato, nel senso che ha questo manubrio per essere trasportato ed è il tipico mattone romano. Si tratta di laterizi rettangolari di epoca romana di grandi dimensioni, di circa un piede per un piede e mezzo, quindi circa 45 per 30 cm per 6 di spessore, chiamati spesso anche sesquipedali, che significa un piede e mezzo di lunghezza, che permettevano la costruzione di murature ad una testa con pochi giunti e di spessore elevato. Oggi, dopo 2000 anni, siamo tornati nuovamente a produrre blocchi di laterizio di dimensioni simili, anche se magari di prestazioni termiche migliori. I capitelli sono più o meno tutti diversi, il più particolare è questo, che
che è un capitello di chiara ispirazione bizantina ed è una rarità. A Bologna non ci sono molti capitelli di ispirazione ravennata. Si trova anche una versione di capitelli più recente, nel senso che è dell'epoca dei Benedettini, quindi non romana ma romanica, che sono questi, e questi invece sono dei pulvini. Questa mensa d'altare invece è proprio una mensa romana, nel senso che è una lastra tombale. Oggi siamo sempre più sensibili nei confronti di una visione ecosostenibile dell'architettura. Pochi sanno invece che in edilizia questo principio viene applicato addirittura da millenni, con il riutilizzo dei materiali cosiddetti di spoglio, mattoni, capitelli, lastroni di pietra, colonne di marmo di epoca romana e bizantina sono stati utilizzati più volte. E nella cripta di San Zama abbiamo uno dei tanti esempi dell'architettura romanica dove veniva applicato questo principio ecosostenibile. L'Istituto Professionale Edile di Bologna partecipa attivamente a tavoli di lavoro e a un percorso avanzato contro gli stereotipi di genere che si contestualizza all'interno di un percorso più ampio curato dalla città metropolitana di Bologna che coinvolge enti e istituzioni. Di che cosa si tratta? Si tratta di una progettazione ampia all'interno del piano strategico metropolitano della città metropolitana di Bologna e che appunto cerca di contrastare quelli che sono gli stereotipi di genere nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale nell'ambito appunto metropolitano, e in particolare appunto quindi si dedica a quei percorsi che sono tradizionalmente più caratterizzati dalla presenza maschile, proprio per cercare di spingere o comunque convincere anche la popolazione femminile che questi sono percorsi invece assolutamente accessibili e validi e che possono essere uno sbocco anche professionale di vita per le ragazze. Tutte queste azioni nel loro insieme spingono il sistema proprio a cambiare paradigma e ad avere, superare questi stereotipi che hanno un impatto negativo sia sulla vita dei singoli e delle singole, sia sulla situazione generale del sistema economico, in quanto la partecipazione delle donne al lavoro qualitativa e non discriminata è un elemento ormai risaputo di sviluppo del PIL, di sviluppo del benessere del territorio. Come è nata la collaborazione con l'IPLE e quali sono i progetti in opera attualmente? La progettazione con IPLE è nata perché noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli enti e tutti gli istituti scolastici, gli enti di formazione e gli istituti scolastici, e IPLE subito ha dato un'adesione incondizionata e di questo ringraziamo, proprio perché l'istituto edile è classicamente un istituto che si pensa dedicato solo ai ragazzi, ai maschi, e quindi questo ci ha fatto particolarmente piacere. I progetti che in cui abbiamo coinvolto IPLE sono quelli che ci siamo detti, quindi è stato uno dei primi ad avere uno sportello Tecno Ragazze, ha realizzato laboratori appunto Tecno Ragazze Days, che sono appunto laboratori orientativi ma anche proprio di attività, in cui i ragazzi e le ragazze vengono coinvolti e coinvolgono le studentesse e gli studenti delle secondarie delle secondarie di primo grado per attività proprio concrete. E poi abbiamo appunto IPLE è stato coinvolto in questa azione che inizialmente si chiamava Sono cose da maschi e che era di contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere, quindi ha partecipato attivamente anche a questo. E poi all'altro progetto di cui non avevo parlato prima, che è quello del linguaggio di genere, quindi contrasto agli stereotipi nel linguaggio, che noi sviluppiamo assieme all'università e alla professoressa Cosenza, è un punto in cui IPLE ha dedicato tempo e attività, proprio perché si è reso conto che anche il linguaggio non è un fatto solo formale ma è sostanziale, il modo di parlare condiziona poi anche quelli che sono i comportamenti delle persone. Sono sempre tanti e incentrati su varie tematiche i corsi a cura di IPLE che si svolgono in completa sicurezza. Ve ne segnaliamo alcuni in sovrimpressione, ricordandovi che il sito www.edili.com è sempre aggiornato e consente di seguire le attività e i progetti dell'Istituto Professionale Edile, di iscriversi ai corsi e avere maggiori dettagli e informazioni su qualsiasi tema che riguarda il mondo delle costruzioni.
Inoltre, ricordiamo che sul sito è attiva una sezione dedicata all'emergenza coronavirus, con documenti e informazioni utili per la gestione del lavoro in cantiere. Potete seguire l'Istituto Edile anche sui social Facebook, LinkedIn e Instagram e rivedere le nostre trasmissioni sul canale YouTube.